Beh, ragazzi, sono le 19:03. Faccio gasolio, ne approfitto anche per prendere un caffè e poi vi racconto. Oh, ragazzi, mi hanno dato pure il cioccolatino, mi hanno dato. Ho preso anche il cioccolatino perché giustamente la settimana merita un cioccolatino. Buonasera a tutti ragazzi. Allora, ve lo rifaccio vedere il cioccolatino. Questa settimana è stata molto dolce. Io sto tornando a casa, oggi è mercoledì. Sì, mercoledì 31 maggio, sono le 19:13, dopo aver fatto gasolio per essermi preso un caffè, ho abbondato prendendomi un cioccolatino perché era giusto prendermi sto cioccolatino per concludere la settimana lavorativa, che è stata veramente corta. Io ora ve la racconto. Allora, l'ultima settimana di maggio è iniziata lunedì 29 alle 7 dovevo essere al parcheggio. Questa inquadratura non è bella, me la devo cambiare. Comunque, alle 7 ero al parcheggio e mi è stato affidato uno scarico prima di partire. Dovevo andare a scaricare un rimorchio che era già carico. Bisognava scaricarlo al Italtrack di Potenza. Io pensavo che dovevo andare col mio trattore, però il mio trattore era già agganciato al rimorchio che poi dovevo salire. Allora mi è stato affidato un altro trattore, un altro Volvo come quello che ho io, stessa tipologia, stessa anzianità. Ho agganciato con l'aiuto del magazziniere Franco il rimorchio e sono andato a Italtrack a Potenza, ma è molto facile, 20 km dal parcheggio. Ho scaricato, sono ritornato al parcheggio, ho lasciato sia il trattore, ovviamente anche il rimorchio, e mi è stato affidato il viaggio che dovevo fare. Dovevo andare a Mirano, in provincia di Venezia. Sono partito intorno alle, saranno state le, forse le 9:30, con tutta calma. Ho voluto prendere l'autostrada Adriatica perché era da un bel po' che non la facevo, e quindi da Tito ho preso la Melfi Foggia, poi da Foggia ho allungato, sono andato a prendere l'autostrada a Termoli, quindi ho fatto Termoli e sono uscito a Rimini Nord. Ho voluto fare anche la rifare, da parecchio non la facevo, la Romea. Sono arrivato a Mirano che era martedì mattina, sì. Sì, era martedì mattina, ho scaricato a Mirano, poi di là mi è stato affidato il carico a Darfo Boario Terme,
che è una graziosa località in cui, che per arrivarci ho fatto ben volentieri una strada che mi ha portato a scoprire il lago di Seo. C'è il video che ho fatto, quindi questo Darfo Boario Terme si trova vicino Brescia, in provincia di Brescia, quindi da là sono andato a Brescia, ho caricato e sono e ho iniziato a scendere. La merce doveva essere scaricata alla Ferrero di Balvano, quindi vicino qui in Basilicata. Siccome avevo delle pedane vuote, prima di andare alla Ferrero a scaricare dovevo andare al parcheggio, ritornare al parcheggio, lasciare gli EPAL che mi erano stati consegnati dalla consegna di Milano e poi andare a Balvano. Così ho fatto, sono arrivato al parcheggio intorno alle 4:20, 10 minuti mi hanno tolto gli EPAL e una mezz'ora sono arrivato al Ferrero a Balvano. Lì pensavo di fare un pochino tardi, ma dopo 10 minuti ho ricevuto il messaggio che mi dovevo posizionare in rampa. Sono andato, ho scaricato, via, sono ritornato al parcheggio. Pensavo che dovevo andare a caricare per poi ritornare a fare un piccolo viaggetto, non lo so, domani è giovedì, comunque si lavora, c'è il blocco dei mezzi venerdì dalle 7 alle 10, però pensavo che comunque domani io lavorassi, però ho avuto questa bella notizia dal titolare che potevo parcheggiare il mezzo e andarmene a casa, e così ho fatto, fantastico. Quindi mi faccio giovedì, venerdì, sabato ed eventualmente domenica, dovrei partire domenica sera, o se tutto ancora va proprio alla grande, lunedì mattina. Ora mi farà sapere il signor Franco o il signor Angelo quando, come iniziare la settimana successiva. Ragazzi, alla grande, ci sono io ovviamente quando succedono le situazioni spiacevoli, che come quella settimana che sono tornato la domenica, mi incazzo, però vedi, poi una mano lava l'altra e tutte e due si lavano la faccia. Quindi quella volta sono tornato domenica, oggi questa settimana torno mercoledì a casa. Quindi comunque quando uno ha quegli scatti di nervosismo, però poi in questi casi dici, ma non ti devi incazzare. Va bene ragazzi, tutto qua, vi auguro un buon fine settimana e al prossimo My War. Ciao ciao.